La Bibbia, parlare della Bibbia è un fatto molto interessante perché sappiamo tutti che cosa è stata fatta diventare, no? Cioè questo insieme di libri che è diventato il testo sacro per eccellenza, quello su cui è stato costruito ciò che sappiamo molto bene. In realtà la Bibbia non è altro che un insieme di libri, che una famiglia, direi più che un popolo, proprio una famiglia che è la famiglia di Giacobbe, quindi dei suoi discendenti, ha scritto per mantenere memoria del suo rapporto, della sua storia, in particolare del patto di alleanza che ha fatto con questo individuo che la Bibbia identifica con il nome di Yahweh e che poi la teologia ha fatto diventare Dio. Quindi in questo senso la Bibbia non è un libro sacro nel senso che i dizionari attribuiscono a questo termine, cioè un libro che parla di Dio, inteso come Dio spirituale, un libro che parla di spiritualità. La Bibbia non parla di questo, non affronta questi temi. Gli autori biblici non erano interessati a questi temi, gli autori biblici erano interessati a raccontare, poi non sappiamo quanto secondo verità e quanto secondo invenzione, a raccontare la storia appunto del loro rapporto con questo individuo di nome Yahweh, che tutto era meno che Dio, e quindi la Bibbia necessariamente non parla di Dio, la Bibbia non parla di creazione, la Bibbia non parla di mondi spirituali, la Bibbia non parla di immortalità, cioè non parla di tutti quei concetti che poi la teologia invece vi ha inserito forzatamente, attingendo a piene mani dal pensiero greco. Ecco, quindi la Bibbia va letta come uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia.